Il terzo turno di Coppa Italia Team non si giocherà in Calabria, ma si giocherà a Verona. La decisione è stata presa dalla Lega di Serie A, che ha stabilito l'inversione di campo e fissato l'incontro per domenica 14 agosto, con inizio alle ore 20:45. La decisione è coerente con quanto stabilito al punto 5 del regolamento sulla Coppa Italia, in tema di inversione di campo, secondo cui la società che ha il diritto di giocare la gara in casa può individuare un campo alternativo in cui disputare l'incontro soltanto in caso di indisponibilità di entrambi gli stadi. Lo stadio Bentegodi di Verona è funzionante e disponibile. Il match è stato spostato alla domenica, visto che il venerdì sarà impegnato il Chievo in casa al Bentegodi. La partita quindi si giocherà domenica 14 agosto con inizio alle 20:45. E con questa, dopo l'amichevole tra Crotone e Atletico Madrid giocata al San Vito Marullo di Cosenza, sono due le partite che non si giocano nella città pitagorica. E a proposito del match di sabato contro l'Atletico Madrid, abbiamo avuto modo di ascoltare le parole del portiere rosso blu Alex Cordaz. Sono felice di come abbiamo fatto oggi, speravo in un risultato migliore, ma va bene così, insomma. Ecco, adesso il risultato è l'ultima roba che dobbiamo guardare, insomma. Non fa meno impressione visti da vicino. Quando sei sul campo, sei 11 contro 11, è tutto diverso. Abbiamo preparato come tutte le altre partite, sapevamo che era un amichevole particolare comunque, perché comunque giochi contro l'Atletico Madrid, però noi non ci siamo fatti, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, insomma, al di là dell'avversario che avevamo contro. La squadra è ancora incompleta, adesso cercheremo di trovare la via giusta anche attraverso la Coppa Italia, magari anche attraverso altri amichevoli, e poi vedremo, insomma. Oggi il Crotone sarà impegnato in un amichevole in quel di Roccella alle ore 17. La squadra pitagorica giocherà contro il team di casa e poi farà ritorno definitivamente in città, salutando il ritiro sulla Sila. Nei prossimi giorni la squadra si allenerà sul campo di località Margherita per preparare al meglio l'incontro di Coppa con l'Hellas Verona in programma domenica 14 agosto.